Ok, allora stavo guardando di potenziare un po' sto mino e praticamente abbiamo ottenuto un fucile, però dobbiamo mettere la precisione a livello 1, quindi andiamo a mettere la precisione. Allora, vediamo un po' dov'è. Vigore, tutto. No, aspetta. Precisione livello 1. Migliorare questo attributo. Migliora. Così. Abilità richiesta. Ah, requisiti fucile. Ah. Infatti mi sembra un po' strano. Credo che sia questo, arma da fuoco, no? Requisiti fucile. Ah, proprio fucile. Abilità richiesta. Abilità mi è sbloccata. Questa qua, armi da fuoco. Ah, fucile questa qua, è proprio l'ultima. Vabbè. Picchiare, l'ho sbloccata fin là. Allora, direi di 21. Cosa serve? Costituzione. Costituzione, vediamo un po' di potenziare un po' alla volta. Costituzione. Non abbiamo il punto, niente. Allora ritorniamo da Constantine. Allora dovremmo trovare un accampamento, un viaggio dietro di noi. Si può viaggiare, questo qua. Viaggia. Allora, viaggiamo qua, Nova Serena. Residenza del Sardegna. Residenza. Il viaggio dura 5 ore, vediamo. Non ho capito queste tempistiche. Approfitta di questa pausa di viaggio per gestire il tuo. Non ho capito perché mi fa fare questi intermezzi. Vabbè. Ah, perché. Come dire, una fermata. Vabbè, fermata proprio da una boccata d'aria. Allora, aspettate che segnavo.
Il tuo alloggio, ma questa qua è la casa Fontaine, sembra. In quanto diplomatico ti viene messo a disposizione un alloggio. Troverai tavolo da lavoro, baule e i tuoi compagni. Puoi anche riposarti e spostarti da questo luogo. Ok. Ma che bello qua, anche il fuoco. Qua è il nostro baule. Qua è il tavolo del lavoro. Bello. Ok. Boh, ora andiamo dal governatore, anzi, possiamo passare anche lì dal mercante. Aspetta che guardo la mappa. Torna tra 2 giorni. Questo qua. Andiamo qua un attimo a vedere. So, did they take the bait? Yes, Your Excellency. And I am very happy to see you. One of them came to the shop yesterday. He gave me 24 hours to raise the money required, which means that the entire gang could appear any minute now. Perfect. I'll hide and wait for their arrival. And rest assured, I will not let them go. Ah. Ok. Gli abbiamo dato ancora 24 ore. Ok, andiamo dal governatore. Vediamo un po' di sbloccare un po' anche questa storia. Vediamo cosa succede. Visto che abbiamo perso la guerra, abbiamo trovato indizi. E dobbiamo parlare con gli altri governatori, quello. No, intanto vediamo cosa ci dice di queste due cose. Il tuo cugino. Cousin, you have returned to me. Your absence was sorely felt. You don't appear to be in top form. A house intrigue's keeping you from finding proper sleep. No, nothing to bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. Allora. We were not able, alas, to stop the clash between the forces of the Alliance and Siora's clan. We arrived at the village and the battlefield too late. The Queen fell. I'm extremely sorry for your loss, Princess. Thank you. My sister survived, fortunately, and we are recovering from this tragedy together. But our clan was extremely weakened by this battle and by recent events. We shall keep a close eye on the Bridge Alliance and their undertakings. Rest assured. You should know that the battle took place in the middle of ancient ruins.
The ruins were quite strange. We discovered a fresco that I'm certain was crafted by continental hands. Really? And how ancient are these ruins? Could they date back to the first landings of the Bridge Alliance? They date much farther back than their arrival would explain. My mother and my grandmother have always known them. Siora told me of a legend that spoke of them, about a people from the sea that were vanquished there. Do you think it was the Norse? It is not our custom to found a landlocked settlement. We have our islands and it is enough for us. If they are ancient, perhaps your people once practiced other customs. Esatto. The story is troubling, but it reminds me of something that I once read in the reports of Lady Morange. You should go and find her. Perhaps she could tell us more about them. Very well. Anything else? Okay. Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. Va bene. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Carantz, do you need something? Ah, c'è anche il cuoricino qua. I've never heard you talk about your father. Who was he? He was the Donegad of our clan. He died many cycles ago, but his memory is still painful. So we usually avoid the subject. What happened? He was killed as he tried to escape the lions who wanted to capture him. My mother never really recovered from it. This is one of the reasons why she decided to go to war. Anything else? Ecco, sti dialoghi qui mi ricordano un po' Assassin's Creed Unity. Che c'erano le varianti. Chiedile, vediamo a fare questo. Ah, emotivamente. I'm sorry about what happened to your mother. How are you feeling? Unwell. I am angry. And I feel an immense void within me. I blame myself for not having been on this battlefield with her. You have no responsibility in anything that happened to her. There's no point in blaming yourself. And yet I do. You asked me how I felt and I gave you an answer. Anything else? Ah, ho assistito troppo. Niente, andiamo via. I'm asleep. See you later. Quando diventa rosso vuol dire che non so se si è abbassata o... o poteva salire di livello. Dipende dalle decisioni che prendiamo, no? È come Red Dead Redemption, se fate azioni cattive l'onore si abbassa. E se fate buone si alza, insomma. Le scelte decisionali. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo parlare con interroga Dama Morange, 39 metri. Cerchiamo di saperne di più su sta storia dei di questi affreschi.
Dama, come si chiama? Dama Morange. Andiamo a fare una chiacchierata, ma ci dà anche un tè coi biscotti. Coi biscottini. Sì, ma certo che potete bene inventare nuovi locali, cioè tutti i locali uguali. Good day, Lady Morange. Do you remember me? Of course. Sir de Sade, isn't it? I hope that you and your cousin have grown to like it here. But I have little reason to believe you have paid me a visit to exchange civilities. Can I be of service? What do you know about the ruins found to the northwest of here? The site that the natives call Didakidnadagais. That is not how we pronounce it, but yes, we are speaking of the same place. Your language is difficult to master, but I find it fascinating. To answer your question, I had countless questions about the place when our explorers and scouts first brought back sketches. Intrigued, I went there. I noted the architecture and their decorations. It is certain that they bear a striking resemblance with continental constructions, but they are more ancient. Too old to have been recently built by the Bridge Alliance settlers when they first set foot on the island. I even questioned the natives, but they only spoke of a people of the sea. My first thoughts went to the Norts, but they're not known for building large towns, less so cities. Ah. There are other ruins on a cliff to the east of here. Perhaps they hide the key to this mystery. I hoped to organize an expedition, but the region is dangerous and hard of access. We explored mines at the bottom of the cliff, but we were not able to find an access to the plateau. If the mystery of these ruins intrigues you as much as me, it is in that direction that you should begin to look for answers. Can I help you with any other matter? Ok. Praticamente, secondo me, per esplorare quelle zone lì dobbiamo avere il vigore almeno a 3. Noi lo abbiamo a 1, credo. Fai una domanda generica. Relazioni con altre nazioni. What can you tell me about the relations we have with other nations? We play a difficult role, caught between these two enemy nations who are nonetheless our allies. The smallest action could tip the balance and draw us into their conflict. If I may offer some advice, be very careful. We do not want a war to break out here. Ok. Possiamo andare. Ok. Allora, ha detto a est. A est, vediamo un po'. Praticamente, ah, dovevo anche andare a parlare con il governatore. Il governatore dell'Alleanza del Ponte. E basta. Potremmo anche fare quello. Sì, in effetti qui abbiamo solamente il mistero delle antiche rovine. E da parlare con il governatore, ma quello lo faremo la prossima volta. Una puntata diplomatica la prossima volta. Come vedete è bello grande sta isola. Classica isola con un vulcano. Tipo Skull Island. Qui è la vecchia Seren, anzi Seren normale, questa è la nuova Seren. I classici disegni di mostri marini e velieri. Non ho capito bene
Perché qui non mi indica l'altra missione. Mi indica solamente questa. Interroga Dama, vai alla vecchia miniera indicata da Dama Morange. Ma questa qua non me la indica sulla mappa, perché? Mi indica solamente questo qua del governatore. Forse devo prendere un viaggio rapido, o magari sbloccare qualcosa. Allora, beh, direi che per sta puntata è a posto, un po' più corta delle altre. Ma ci vuole un attimino, qualche puntata corta per respirare un po'. Quindi alla prossima, ragazzi.